Salve a tutti e benvenuti a Ci sto dentro live, il nostro appuntamento settimanale per approfondire gli argomenti che più ci stanno a cuore in questo periodo. Stiamo cercando di trovare strumenti per meglio vivere questo strano tempo, questo tempo sospeso, questo intervallo delle nostre esistenze. Lo facciamo dando tanti consigli alle bambine, ai bambini e anche ai loro genitori. Oggi parliamo di emozioni, emozioni che sono un po' la colonna sonora della nostra giornata, emozioni anche queste schiacciate dentro casa, e per farlo abbiamo con noi un esperto. Diamo il benvenuto ad Alberto Pellai, che è medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, autore di tantissimi libri sia per genitori che per ragazzi. Ve ne segnalo uno che è molto inerente a quello di cui parleremo oggi, che è La bussola delle emozioni. Ciao Alberto e benvenuto. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Ci diamo del tu perché ci conosciamo, siamo amici. Da tanto tempo, certo. E vuole essere anche un dialogo molto informale. Alberto, noia, paura, rabbia, tristezza, speranza. Ecco, in questi giorni l'umore cambia continuamente, sia nei piccoli che nei grandi. C'è un umore che è meglio di un altro e comunque queste emozioni si possono comandare in qualche modo? Ma sì, direi che l'umore che ci serve è quello più legato al pensiero positivo, no? La nostra mente in questo momento, in questo frangente, potrebbe fare due operazioni: cominciare ad osservare tutto quello che non c'è, che ci manca, che avremmo voluto e avremmo desiderato, e quindi diventa un lungo elenco di cose che ci rendono tristi, che ci fanno arrabbiare, che non avrebbero dovuto essere, e questo è proprio il controllo nella nostra mente da parte del pensiero negativo. Ecco, poi possiamo invece spostarci dall'altra parte, inseguire il pensiero positivo e quindi in questa zona di deprivazione provare a vedere tutto il bello che ci può essere dentro. Per esempio, i bambini piccoli sono comunque molto felici dentro a questa fatica, perché non hanno mai avuto un genitore a disposizione tutto il giorno, 24 ore su 24. Allora, l'idea è un po' questa, che noi dovremmo entrare nella nostra mente, provare un po' a vedere se troviamo la cabina di regia, proprio la plancia dove c'è il volante, e prenderlo in mano e sentire che dipende da noi. Noi possiamo parlare con la nostra mente, in qualche modo noi possiamo un po' parlare con noi stessi e, afferrando in mano quel volante, tenerlo stretto e direzionare il nostro percorso, la nostra esistenza in questo momento nella zona del pensiero positivo, quindi andare alla ricerca del bello, e se non lo troviamo chiederci qual è il bello che non riesco a trovare, che però potrei generare e mettere nella mia esistenza in questo momento. Quindi Alberto, riconoscere le emozioni è un aiuto comunque, c'è un modo per riconoscere, per dare un nome a queste emozioni? Ma fondamentalmente bisogna proprio stare con gli occhi chiusi e dirci dove la sento e che cosa mi sta dicendo. Le emozioni, per esempio, hanno proprio, se io parlo della paura, spesso la paura la sento nella pancia, è proprio una reazione viscerale. E se mi sento invaso dall'ansia, dalla paura o da un'ansia piena di paura, molto probabilmente è perché sto ascoltando troppe notizie negative e angoscianti. Allora mi devo spostare in un territorio che rimette un po' tutto in prospettiva, no? Se mi guardo in giro, per esempio, mi accorgo che la paura è un'emozione che ti fa sentire in pericolo perché ti vuole far difendere da quel pericolo. Ma noi in realtà nelle nostre case non siamo davvero in pericolo, il frigo è pieno, possiamo vedere tanti programmi televisivi, possiamo videochiamare i nostri amici, abbiamo le nostre sicurezze, abbiamo le nostre certezze. Un'altra emozione che invece sentiamo più nella zona del cuore è la tristezza. La tristezza è proprio quell'emozione che si accende quando noi non riusciamo a stare in contatto con le persone a cui vogliamo bene, quindi in questo momento è la tristezza di non poter incontrare i nostri amici, di non poter entrare in classe alla mattina, per qualche bambino che vive in territori molto, che sono stati molto presi d'assalto da questa infezione, potrebbe essere anche la tristezza di aver perso, no? Un familiare, una persona cara. Allora, quella è la tristezza che ha un senso, no? Che ci dice: io ho fame di relazioni, io vorrei avere vicino a me
le persone che mi fanno stare bene. E se la sento, posso medicarla, no? Un po' quella tristezza, posso fare delle videochiamate, posso organizzare magari un concorso, un gioco con due o tre miei amici con cui mi organizzo attraverso un social, posso scrivere una lettera e poi spedirla, farla spedire dalla mamma, posso mandare un videomessaggio, ecco, ci sono tante cose che possiamo fare e che dicono alla nostra tristezza, tu ci sei, ma io un po' ti guardo in faccia e ti tengo sotto controllo. Alberto, adesso volevo chiederti un consiglio proprio indirizzato alle bambine e ai bambini, no? Perché in questo periodo spesso anche i genitori sono nervosi, sono preoccupati, anche loro possono avere paura, non sempre magari hanno voglia di giocare o di aiutare a fare i compiti. Ecco, bambine e bambini possono fare qualcosa per la loro mamma e il loro papà? Ma direi questo, che usiamo il proverbio patti chiari, amicizia lunga. Se la mamma o il papà sono troppo nervosi, in un momento di calma e di tranquillità glielo diciamo. Mamma, papà, ma in questi giorni non ti sei insopportabile. Io ti vengo vicino e sembri un riccio che mi pungi da tutte le parti. Quindi vorrei che fossi un po' più sorridente. Ecco, se vediamo genitori molto molto seri, direi che i bambini hanno davvero fame di sorrisi. L'altro aspetto è che se i nostri genitori stanno lavorando in smart working, facciamo un contratto con loro. Mamma, dimmi bene da che ora a che ora io non ti devo disturbare. Però poi fammi capire bene invece qual è il tempo della giornata in cui io e te possiamo stare insieme e fare cose belle insieme. Spesso non avendo proprio fatto un patto, no? Un contratto, non avendo detto le cose in modo chiaro, ecco che i bambini rimangono sempre lì in una zona di invasione del territorio di mamma e papà, e mamma e papà che invece magari spingerli. Allora, una visione chiara della giornata, potremmo proprio anche mettere un timer. E spesso in questi giorni ho consigliato alle mamme e papà proprio anche di, per esempio, far scegliere al proprio figlio un film o un cartone, una storia da 90 minuti, 100 minuti, quindi proprio un film compiuto. Le storie ci nutrono in questo momento dove siamo così deprivati delle storie degli altri che non possono entrare nelle nostre vite. Ecco, in quel tempo noi stiamo belli tranquilli, ci godiamo la nostra storia e la mamma e il papà hanno il loro tempo per loro e ognuno è nel suo territorio facendo qualche cosa di bello. Hai usato la parola contratto, che vuol dire concordare delle regole, ma quindi è anche un periodo dove le regole che di solito si conoscono in famiglia possono cambiare, che ne so, si può guardare un po' più di televisione del solito, si può usare un po' di più lo smartphone rispetto a quanto ho concordato con i miei genitori, cioè queste regole possono diventare diverse? Io direi che si deve proprio cambiare la quotidianità o la regolarità che ci eravamo dati nella vita normale. Saper affrontare un'emergenza o un'evenienza inaspettata come quella che ci sta capitando in questo periodo comporta proprio che noi sappiamo diventare flessibili e quindi sappiamo adattarci alla nuova situazione. In questo momento in cui le porte delle nostre case sono completamente chiuse e non possiamo andare nel fuori, il fuori deve entrare nelle nostre case, è lui che ci viene a trovare e gli schermi sono proprio delle porte aperte sul mondo, sono aperte sui nostri amici, sono aperte sulla nostra scuola, sono aperte sui potenziali divertimenti. Allora, le regole del vecchio mondo e del vecchio sistema per un po' di tempo non valgono più, vanno rinegoziate, vanno ridefinite e quindi con la mamma e papà bisogna proprio fare dei nuovi contratti, dire questo non è il tempo solito, questo è un altro tempo. Per esempio noi che siamo sempre molto attenti, noi specialisti e diciamo i bambini, fate attenzione, no? Quanto tempo state davanti a uno schermo, abbiamo messo limiti molto ristretti per la vita normale, in questo momento diciamo no, ogni giorno somministratevi una bella storia o proprio un film completo da 90-120 minuti, perché entrare in una storia, sognare,
dentro una storia fatta e compiuta, ci permette proprio di nutrire la nostra mente, di alimentare la fantasia, di intrattenerci, di divertirci, di sentirci stimolati. Alberto, adesso ti chiedo qualche suggerimento molto molto pratico. A molti bambini e molte bambine mancano i nonni in questo periodo. C'è un modo per sentirsi vicini, per stare vicini a loro anche nella distanza? Ma distanti ma uniti, quindi i nonni vanno in questo periodo, da una parte videochiamati, e questa proprio non basta la telefonata a far sentire la voce, il nostro cervello ha proprio bisogno di vedere il volto e di lo sguardo, deve guardare nello sguardo. Voi non sapete quanto sono contenti i vostri nonni quando vi guardano. Poi direi i nonni vanno anche proprio un po' tenuti su di morale, perché loro sono chiusi in casa e sono anche tanto spaventati, perché si sentono un po' vulnerabili rispetto al rischio del coronavirus, si sentono più a rischio, no, del resto della popolazione. Allora, pillole di buon umore per i nonni vanno sempre bene, andatevi a cercare qualche bella barzelletta e poi fate qualche video dove voi raccontate le barzellette ai vostri nonni, poi sfidateli, cercatevi qualche bell'indovinello e mandate al nonno e dite: hai 10 minuti di tempo per risolvere questi 3 indovinelli. E un altro gioco, secondo me bellissimo, che i vostri nonni piace proprio tanto, è: fatevi qualche video in cui fate il gioco del mimo. Dite al nonno che state mimando il titolo di una canzone, il titolo di un film, il titolo di un libro, o anche semplicemente un verbo. Ecco, mandategli un video con 5 cose mimate da voi e dite al nonno che vi deve mandare tutte e 5 le risposte giuste. Se sbaglia, lo potete chiamare, dare qualche suggerimento. Pensate un po', secondo me ai vostri nonni questa roba piace tantissimo. Un'ottima dritta. Allora, invece, molte bambine, molti bambini hanno paura di perdere i loro amici in questo periodo, perché non riescono a stare con loro, perché non possono parlare, perché non possono giocare insieme. È un rischio reale? No, è proprio un rischio che in questo momento pensiamo, legato proprio al fatto che la tristezza ci spinge un po' nel pensiero negativo e quindi ci fa attenzionare molto di più il pensiero della perdita rispetto invece al pensiero della conquista e di ciò che rimarremo con noi. Abbiamo proprio la certezza, i bambini tra l'altro sono proprio un esemplare in questo senso. Quando riapriranno le porte, i portoni, potremo ritornare in cortile, potremo ritornare nella nostra associazione sportiva, potremo tornare dagli scout a scuola, potremo tornare dappertutto, la cosa incredibile sarà che ci sarà sembrato proprio che il nostro amico è come ieri. Sono passate settimane senza incontrarlo, ma io appena lo rivedo mi sembra che era ieri che l'avevo visto. E in realtà avremo anche imparato quant'è importante l'amicizia, proprio perché ci è mancata così tanto, e quindi la trasformeremo in qualcosa di ancora più prezioso. E quindi ha proprio ragione il proverbio: è un amico vale un tesoro, e quando potremo rincontrare i nostri amici ci accorgeremo che quel tesoro vale ancora di più di quello che pensavamo. E poi c'è la grande preoccupazione per la scuola, no? La scuola che quando c'è uno dice uff, quando non c'è invece se ne sente il bisogno, se ne sente la mancanza, si capisce l'importanza di queste ore passate sui banchi. Allora ci si preoccupa: riuscirò a recuperare tutto o questo tempo non lo avrò più, quindi rimarrò per sempre indietro con il mio sapere. Anche questa è una preoccupazione reale? No, sappiate che il nostro cervello ha proprio una flessibilità, un'elasticità, una plasticità pazzesca, ce lo dicono i neuroscienziati. Quindi intanto questo non è tempo perso, questo è un tempo in cui noi abbiamo fatto scuola magari in un altro modo, magari abbiamo visto meno la nostra maestra, il nostro maestro, i nostri compagni e compagne, però loro hanno continuato, no, a farci lavorare. Guardate un po', quello che stanno scoprendo molti bambini è che sono diventati molto più bravi di prima a lavorare in autonomia. Vuol dire che abbiamo messo via una competenza per la vita, la capacità di auto-organizzarci, di darci degli obiettivi, di gestire meglio il tempo in autonomia per fare i compiti e le lezioni, e questa cosa ci renderà poi molto più competenti nel recuperare. Sappiate che i vostri maestri, le vostre maestre, i vostri insegnanti in generale
hanno ben chiaro che l'anno prossimo vi prenderanno per mano e vi rimetteranno esattamente nella situazione, nella posizione in cui vi dovete trovare. Hai più volte citato i film in questa chiacchierata, tu sei anche un grande esperto di canzoni da ascoltare insieme, genitori e figli, hai scritto anche due libri, una canzone per te con ben 50 titoli e altri 50 titoli in A Song for You, in inglese, di canzoni internazionali. Ci consigli tre canzoni che secondo te può essere utile ascoltare insieme in questo periodo e anche tre film da guardare insieme? Ma direi che una canzone che di sicuro, se non la conoscete, vi piacerà tantissimo è 50 Special dei Luna Pop. Ve la consiglio perché è proprio una canzone di grande evasione, leggerezza, si va in giro per i colli bolognesi girando su una Vespa e secondo me è quella canzone che in questo momento noi reclusi ci fa uscire fuori. C'è una canzone dei Genitori che se l'ascoltate con mamma e papà si mettono subito a cantarla, che è Pensiero dei Pooh e che ha una storia bellissima perché è una canzone in cui un prigioniero, proprio una persona che sta in prigione, non potendo uscire da lì e non potendo scrivere alla propria amata, canta questa canzone con questo ritornello potentissimo e butta il suo pensiero nell'aria sperando che raggiunga la persona amata. Secondo me simbolicamente ha dentro proprio un aspetto bello rispetto a quello che ci sta succedendo. E poi direi che c'è una canzone indimenticabile che è La Libertà di Giorgio Gaber, se l'andate a ascoltare sembra un cartone animato da tanto che è scritta bene e con un ritornello che non si può non cantare. Ecco, direi che queste tre canzoni, se le riscoprite insieme a mamma e papà, vi trovate a cantarle poi tutti insieme. Invece per i film vi direi di riscoprire la saga di Pippi Calzelunghe. A noi che siamo qua confinati in prigione, che non possiamo far niente, la storia di una bambina che non ha né la mamma né il papà, un cavallo, una scimmia, e può fare quello che vuole ed è molto molto divertente, direi che è una storia terapeutica. Poi secondo me un film come Mamma Mia, da guardare insieme a mamma e papà, lo canti, lo balli, ci fa vedere un posto meraviglioso esposto alla natura con un mare incredibile, mette tantissimo buon umore. E non lo so, poi sceglierei anche un film che ho proprio consigliato anche sulla mia pagina Facebook ai preadolescenti, e Io non ho paura, dove c'è proprio il tema del dentro e del fuori, un bambino intrappolato in una buca perché è stato rapito, un bambino che invece si può muovere in campi di grano infinito, ecco, questa solitudine nel buio recluso e questa apertura infinita di Michele che riesce a trovare Filippo e gli salverà la vita, è secondo me una metafora incredibile di quello che sogniamo in questo momento e di quello che invece non possiamo avere. Grazie davvero Alberto, un'ultima domanda, questo ovviamente sarà un periodo indimenticabile nel bene e nel male nelle nostre vite, no? Un periodo che sarà bene ricordare e ci farà anche bene appunto ricordare, cioè il ricordarlo ci aiuterà a tornare nella vita normale? Assolutamente sì, questo è proprio un tempo stropicciato, tutto sconclusionato, tutto scombinato, tutto disordinato, un tempo che non avremmo proprio un po' mai pensato di vivere, invece ci siamo dentro, ma come noi psicologi, no, sappiamo, tutte le crisi nella nostra vita nascondono sempre grandi opportunità. Quando saremo grandi e lo racconteremo ai nostri figli, quando saremo nonni e lo racconteremo ai nostri nipoti, noi gli diremo eravamo quelli dell'epidemia, della pandemia, del Covid, eravamo chiusi in casa e non potevamo uscire, e loro ci guarderanno con due occhi così e la bocca spalancata e ci diranno papà, nonno, ma questa è una storia, non è vera, e noi gliela racconteremo e gli diremo anche lieto fine. Grazie davvero ad Alberto Pellai, vi ricordo La bussola delle emozioni, questo titolo che appunto aiuta tantissimo a orientarsi tra le emozioni, ma andate a cercare anche tutti gli altri libri di Alberto e anche le storie, i romanzi, perché sono veramente dei viaggi bellissimi e come ci ha detto abbiamo bisogno di storie in questo periodo e le sue storie veramente aiutano perché prendono per mano e ti accompagnano. Grazie Alberto e buon tempo.
Ciao Federico, buon tempo e buona vita a tutti. Termina qui questo appuntamento di oggi con Ci sto dentro live, ma noi ci ritroviamo la prossima settimana, ovviamente con un altro ospite. Continuate a seguirci sul sito, però, perché ogni giorno vi diamo nuove idee e nuovi spunti. Ciao a tutti!